tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. È stato riaperto il casello di Fano dopo la paura per la caduta di alcuni calcinacci dal cavalcavia. Si riforniva di droga a Ravenna e poi veniva a spacciarla in treno alla stazione di Fano. Niente più esami del sangue per stanare chi guida sotto l'effetto di droghe. La Polizia Stradale di Pesaro adesso ha il drogometro. Grande festa per la signora Iole, che è nata lo stesso anno in cui Charlotte debuttava al cinema, e a New York una donna brevettava il reggiseno. Era il 1914. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi, cari telespettatori di Fano TV. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale sul canale 17. Come avete sentito dal sommario, si riforniva di droga a Ravenna, poi veniva a Fano a spacciarla. È andato tutto bene fino a quando i carabinieri gli hanno messo le manette ai polsi. I carabinieri del nucleo operativo di Fano hanno arrestato un 33enne tunisino clandestino senza fissa dimora, sorpreso con 10 grammi di eroina. L'uomo era da tempo tenuto d'occhio dai militari di Fano perché da alcuni mesi si era stabilito nella città della Fortuna. Dopo numerosi arresti operati dalle forze dell'ordine e di polizia sul versante dello spaccio di droga, si erano creati, per così dire, degli spazi commerciali. E per questo motivo, fiutato l'affare, il pusher aveva deciso di trasferire la sua attività da Ravenna a Fano. Il tunisino aveva scelto come luoghi dove spacciare i giardini della Corridoni, la zona del Pincio e di Passeggi. E più volte in questi luoghi i militari lo avevano controllato, ma trovando sempre una o due dosi al massimo. Nella mattinata di ieri i militari hanno deciso così di aspettarlo alla stazione per intercettarlo non appena effettuato il carico di stupefacente. La presenza di alcuni suoi clienti abituali alla stazione di Pesaro ha consentito ai carabinieri di individuare con sufficiente anticipo il luogo e l'orario approssimativo del suo arrivo. Appena sceso dal treno l'hanno bloccato, sorprendendolo con 10 grammi di eroina. In pratica l'uomo era un vero pendolare dello spaccio. Ogni tre giorni da Fano o Pesaro raggiungeva Ravenna, ove acquistava piccole partite di stupefacente. Il tunisino è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice, nella mattinata, dopo la convalida dell'arresto, lo ha condannato con rito direttissimo a un anno e sei mesi, con pena sospesa e multa di 3.000 euro. Allora, è stato riaperto la notte scorsa il casello autostradale di Fano dopo che era stato chiuso per la presenza di alcuni calcinacci che erano caduti da un cavalcavia nei pressi di Chiaruccia. È stato riaperto stanotte, intorno alle 3, il casello autostradale di Fano, che ieri mattina era stato chiuso al traffico a scopo precauzionale, sia in entrata che in uscita, per la presenza di alcuni calcinacci nel cavalcavia soprastante, in via Chiaruccia, che non rendevano sicuro il transito in strada. A seguito del sopralluogo, della serata di ieri dei Vigili del Fuoco e Autostrade per l'Italia, si è potuto constatare che la situazione non desta preoccupazioni, anche se in attesa di ispezioni nei prossimi giorni rimarrà chiusa la strada comunale che attraversa il cavalcavia. Alla luce di questi sopralluoghi non c'è stato nulla da evidenziare e quindi abbiamo deciso di riaprire, fatte tutte le verifiche tecniche che hanno durato fino alle 3 di notte, abbiamo deciso di riaprire la strada sottostante il cavalcavia. Abbiamo a titolo esclusivamente precauzionale chiuso la strada che passa sopra, che è una strada comunale che è importante ma non indispensabile, perché l'ente gestore proprietario dell'opera possa fare ulteriori controlli che si possono fare anche i prossimi giorni. E dunque attualmente il casello è utilizzabile e la strada sopra, appunto, probabilmente il ponte è stato fatto dall'ANAS e quindi l'ANAS
probabilmente verificherà e dovrà intervenire, per cui insomma come Comune di Fano ovviamente abbiamo dato la massima disponibilità. Siamo soddisfatti che questa situazione si sia risolta in breve tempo. A Ponte Sasso di Fano è stato inaugurato un nuovo depuratore. Okay. È stato inaugurato sabato scorso a Ponte Sasso il nuovo depuratore dopo un intervento di 1,5 milioni di euro che ha consentito di raddoppiarne le capacità per rispondere alle esigenze dei 18.000 abitanti del comprensorio e dei numerosi turisti. È un depuratore costruito con delle modalità completamente nuove, modulare, quindi in grado di soddisfare le esigenze sia dei residenti durante la stagione invernale che durante la stagione estiva. C'è stata sempre da ASET una massima attenzione sia alla tutela dell'ambiente, quindi anche tutto quello che riguarda il monitoraggio delle acque reflue e dei primi riscontri dal punto di vista delle analisi effettuate sul Rio Crinaccio, i riscontri sono estremamente positivi. Oltre che Torrette e Ponte Sasso di Fano, i vantaggi dell'intervento interesseranno sia una parte del territorio di San Costanzo, sia i quartieri di Marotta che sono passati al comune di Mondolfo dopo il referendum. Grande la soddisfazione del sindaco di Fano Seri e del presidente di ASET Reginelli per questo intervento completato in poco più di un anno e che costituisce una risorsa importante per il turismo, in quanto tutela la balneabilità delle acque del nostro mare. Quindi come sindaco non posso che essere soddisfatto, ancora una volta dimostriamo che questa attività amministrativa è un'attività amministrativa concreta che ancora una volta raggiungiamo un obiettivo e diamo una risposta concreta ai cittadini che rappresentiamo. Se si spendono 42 milioni di euro per chi vuole curarsi fuori regione, significa che la sanità marchigiana non funziona. Questo è il pensiero di Lara Ricciatti, la deputata fanese. Che l'articolo 32 della Costituzione deve essere un pilastro per chiunque fa politica. E l'articolo 32 dice due cose chiare: che la sanità deve essere pubblica e deve essere garantita a tutte e a tutti. Nella nostra provincia, tanto per fare un esempio, bisogna dire che la sanità deve essere garantita sia a chi vive sulla costa sia a chi vive sull'entroterra, tanto per essere chiari e per fare degli esempi. Quindi, tanto per iniziare, bisogna dire una cosa molto semplice: no al privato che si sostituisce al pubblico. Marche Nord, quindi la nostra provincia, spende 42 milioni di euro all'anno per la mobilità passiva. Mobilità passiva significa che determinate persone vanno fuori provincia per avere delle cure riguardanti la chirurgia generale, l'ortopedia e la riabilitazione. Ora, io penso che una sanità che si vuol definire all'altezza dell'anno 2017 debba poter garantire chirurgia generale, ortopedia e riabilitazione in una struttura pubblica a tutte e a tutti. E per garantire questi servizi basta semplicemente aumentare i posti letto, assumere personale qualificato e non tagliare nei servizi. Allora, quando il governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ci viene a dire che con questa struttura privata si andranno, diciamo, a coprire delle esigenze che questo territorio rappresenta, lui dice una bugia, perché lui dovrebbe iniziare col dire, ad esempio, che i 100 posti che lui vorrebbe affidare a una struttura privata saranno 100 posti meno nelle strutture pubbliche. E allora, diciamo, la politica si fermi, investa nel pubblico e il privato gli faccia fare un po' di lista d'attesa, quella che i comuni cittadini fanno tutti i giorni. Ma noi andiamo a Cotignola perché il nostro sistema pubblico non funziona. Noi non abbiamo bisogno di un privato all'avanguardia, abbiamo bisogno di un pubblico efficace ed efficiente, abbiamo bisogno di posti letto adeguati, abbiamo bisogno di servizi, abbiamo bisogno di tagliare le liste d'attesa. E allora, se il lavoro e la sanità pubblica funzionano, non c'è necessità di andare fuori e di guardare Cotignola. Fino a poco tempo fa, per vedere se un automobilista guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, bisognava ricorrere agli esami del sangue. Adesso la Polizia Stradale di Pesaro ha in dotazione uno strumento che evita di ricorrere appunto agli esami del sangue. Basta un po' di saliva, un tampone che prende un po' di saliva e vedere subito se l'automobilista è drogato oppure no.
Controlli più severi in arrivo per chi guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. È stato testato infatti negli scorsi giorni un nuovo sistema di rilevamento tramite l'analisi della saliva. L'apparecchio, nome tecnico Alere DDS2 ma rinominato drogometro, è stato dato in dotazione sperimentale alla Polizia Stradale di Pesaro e viene utilizzato assieme all'etilometro durante i controlli e grazie all'assistenza di personale infermieristico verifica la positività al tipo di sostanza assunta. In caso di esito positivo, la patente viene immediatamente sospesa per 10 giorni, tempo nel quale il campione viene inviato al Centro di Ricerche Tossicologico di Roma, che confermerà con esattezza tipo di sostanza e livelli di assunzione. Così, nelle scorse ore sono state 66 le persone identificate in seguito ai controlli nel pesarese, con due patenti ritirate per positività a cocaina e cannabis, e il servizio continuerà nei prossimi giorni. Un motociclista è morto oggi in un incidente stradale avvenuto sull'asse attrezzato all'altezza della galleria di Brecce Bianche ad Ancona. L'uomo era a bordo del suo Beverly 500 quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro una Lancia Y. Nonostante il tentativo di rianimazione durato 45 minuti, il centauro è morto per le gravi ferite riportate nell'impatto con l'asfalto. Inutili i soccorsi del 118. Il Festival della Saggistica, che si terrà nel prossimo mese di giugno a Fano, è stato presentato in questi giorni al Salone del Libro a Torino. Il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Renato Claudio Minardi, ha partecipato oggi al Salone del Libro di Torino alla presentazione di 4 eventi di rilievo per la nostra regione. Si tratta di Passaggi, il Festival della Saggistica, del Premio Letteraria e delle collane editoriali I Maestri del Carnevale e Un Territorio da Fiaba. Manifestazioni che si terranno a Fano nei prossimi mesi e che danno prestigio a tutta la regione con il coinvolgimento di tanti giovani chiamati ad essere protagonisti delle realtà in cui vivono. Il Salone del Libro è sicuramente una grande opportunità, una grande visibilità, una grande vetrina per tutto il mondo culturale della nostra straordinaria regione, una regione ricca di eventi culturali, ricca di cultura, di storia, di arte, ma anche il Salone del Libro si è arricchito di questa nostra presenza all'interno del Salone, quindi entrambi in grande collaborazione sono stati in grado di offrire una grande opportunità. Io credo che la nostra presenza dovrà essere consolidata anche per il futuro, perché questa vetrina è in grado di mettere in circolo tutto ciò che di bello e di culturalmente importante questa nostra regione offre. Ancora cronaca, a Carrara di Fano gli agenti del commissariato hanno fermato due albanesi con precedenti per droga. Gli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno individuato e catturato nella notte tra domenica e lunedì, nella frazione di Carrara di Fano, due cittadini albanesi di 24 e 21 anni, ambedue clandestini e con precedenti per droga. Alle prime luci dell'alba, gli uomini della volante di pattuglia, in un servizio mirato al contrasto dei furti in appartamento, hanno notato i due aggirarsi furtivamente a piedi per le strade del quartiere e per questo sono stati subito fermati ed identificati. A carico del 24enne è risultato essere in atto un decreto di espulsione già commissionato in precedenza all'albanese, ma il giovane, in barba alle disposizioni di legge che impongono un divieto di rientro sul suolo italiano non prima di 5 anni, è stato per questa violazione arrestato. Inoltre al giovane albanese, dopo la convalida dell'arresto, è stato condannato a 1 anno e 8 mesi per il reato ascrittogli e sarà nuovamente espulso. Il 21enne, anch'egli già noto alle forze dell'ordine per reati legati allo spaccio di droga, ha subito un decreto di espulsione e pertanto verrà esodato in queste ore al suo paese di origine. Per chi ci segue alle 20.30 ha l'aereo alle 22 in partenza per l'Albania direttamente a Roma. Al Teatro della Fortuna torna in scena Fuori Classe, il Festival del Teatro della Scuola che è giunto alla 17ª edizione.
Recite scolastiche, croce e delizia per alunni e genitori, ma sicuramente grande fatica per insegnanti e organizzatori. Momenti indelebili nella memoria di ognuno di noi per le tremolanti apparizioni in improbabili parti teatrali, responsabili però di notti insonni e di grande trasporto per i nostri genitori. Ancora una volta questa magia si compierà al Teatro della Fortuna di Fano. Dal 24 al 26 maggio andrà in scena la 17ª edizione di Fuori Classe, il festival del teatro della scuola. Testimonianza di vitalità e la conferma della necessità di questo progetto di sensibilizzazione e promozione dell'attività teatrale nelle scuole del territorio, organizzato dal Teatro Linguaggi in collaborazione con la Fondazione Teatro e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano. Sì, è un appuntamento ormai molto sentito dalla città, anche dal teatro. Fuori classe significa il coronamento con questi saggi finali di un lavoro che dura tutto l'anno con la scuola primaria e anche la secondaria superiore, e quindi più età che si mettono a confronto con quello che è poi un laboratorio vero di espressione per i ragazzi, che trovano una dimensione altra rispetto alla scuola tradizionale, con maestri che gli insegnano a recitare, che gli insegnano anche a conoscere i propri limiti e le qualità. 13 performance teatrali in 3 giorni ad opera degli studenti delle scuole primarie e secondarie di Fano, che con il prezioso lavoro dei docenti affrontano le tematiche più disparate, da un mondo fatto di colori all'uso della tecnologia, dalle storie di donne fino al duplice omaggio all'Ariosto e dal suo capolavoro, l'Orlando Furioso. Allora, cosa sentiremo raccontare da questi ragazzi? Ah, beh, storie di tutti i tipi, di tutti i colori ne vedremo, nel senso che gli spettacoli che vengono proposti spaziano da temi sociali a temi culturali, alla tecnologia, eccetera, cioè tutti quegli argomenti che in qualche modo diventano materia di percorsi didattici. E il teatro è un gran contenitore, quindi permette di passare non solo nella testa ma anche dentro il corpo, cioè le cose si fanno. In questo momento in cui tutti siamo attaccati ai social, siamo tutti ipertecnologici, i rapporti umani sono sempre più distanti, fare teatro dove si deve stare di persona diventa un luogo importante da frequentare. È nata nel 1914, l'anno in cui debuttava al cinema per la prima volta Charlotte, oppure l'anno della Grande Guerra, o mentre a New York una donna brevettava per la prima volta appunto il reggiseno. Lei è la signora Iole, l'abbiamo incontrata, è nata il 20 di maggio del 1914, l'abbiamo incontrata a Fano perché festeggia, pensate, 103 anni. È stato un sabato di festeggiamenti quello trascorso per l'associazione Famiglia Nova di Fano, la residenza per anziani in pieno centro, che ha celebrato i 103 anni della signora Iole Rosati, che dal 1991 è ospite in struttura. Classe 1914, la signora Iole è stata una famosa sarta in città, dove ha lavorato sempre a contatto con la gente e famiglie benestanti del panorama fanese, trasmettendo tutta la sua vitalità e il carattere allegro e canterino che ancora oggi la contraddistingue tra gli ospiti della residenza. Addio, mia bella Napoli, addio, addio. E a chi le chiede il segreto dell'elisir di lunga vita, la risposta di Iole è, oltre ovviamente al canto e all'allegria, l'aiuto di Dio, che è sempre nelle sue preghiere. E da tutta la redazione di Fano TV, tanti auguri alla signora Iole. Perché io lo prego sempre. Non si vive senza pregare Dio. E io lo prego con tanta forza, con tanto amore. E mi ha sempre aiutato tanto. E davvero tanti auguri alla signora Iole per i suoi 103 anni. Allora, adesso invece ci occupiamo, per chiudere il telegiornale, di una videosegnalazione. E allora, la videosegnalazione di questa sera è di una nostra telespettatrice che ieri si è imbattuta in un tratto di mare con la presenza, vedete, di un'alga rossa. Non c'è nulla di pericoloso per la salute, ma oltre all'alga, guardate che cosa c'era. La costa fanese, questa mattina, 22.
luce nell'acqua. Vabbè, un topolino. Ok, noi ci fermiamo qua, il telegiornale è finito, il nostro numero di telefono lo vedete, 338-4968-250, l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con Occhio ai giornali, la rassegna stampa di Fano TV.